siete di una concentrazione di tensione nel momento in cui noi andiamo a mettere i fori in pressione. Questa è una tipico risultato di analisi ferma relativo alla pressione principale massima, quando i fori vengono messi entrambi in pressione. Ora, la zona di sollecitazione, cioè la zona massima di rete, è relativamente piccola, si è confrontata con il diametro di tutto, però è sufficiente per far innescare e successivamente portare una cricca lungo questa direzione, lungo la bisettrice della sezione. Allora, per quanto riguarda dal punto di vista numerico, quanto pesante è questa indicazione delle pressioni, qui abbiamo ricordato un esempio, mette in pressione entrambi i condotti con un angolo di 45 gradi, la forza tra i condotti pari a 2, che abbiamo riportato la tensione nella direzione coronale verso il taglio, che lungo le generatrici, qui blu e rosse, coincide con la tensione tangenziale. Rispetto a una posizione disturbata, che vale di più per il ritmo, qui ci troviamo in questa zona della zona di intersezione con un valore moltiplicato per 6. In questo caso la pressione era unitaria, quindi il KT, il famoso KT ingegneristico, in questo caso è 6. Allora, le cricche innescano quindi questa potenza dell'intersezione di due fori e la forma della cricca di fatto è una forma semicentrale. Per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza, quando abbiamo a che fare con prodotti di pressione di questo tipo, sollecitati ad alto livello di pressione, la cricca di fatto innesca sempre. Il limite a fatica non si raggiunge perché la cricca poi si arresta. Come è possibile far arrestare la cricca? Per esempio, con processi di autofrettaggio che inducono delle tensioni di pressione che tendono a far chiudere. Quindi l'obiettivo di questo lavoro è quello di fornire un weight function di modo 1 che calcoli lo stress test di fatto di una cricca di forma granulare, di forma significata, e che nasce in corrispondenza dell'intersezione del foro. E questa weight function deve essere generica, cioè deve valere per rapporti di autotali diversi da 1 e per vari angoli di e deve essere una weight function di un altro utilizzo, cioè il progettista deve usare per prendere delle decisioni sui diametri dei fori e sull'entità delle tensioni che si deve dare per arrestare la cricca innescata. Quindi come weight function, la weight function naturale da prendere in considerazione sarebbe una weight function a due parametri, cioè una weight function a due gradi di libertà e dovrebbe essere integrata sulla superficie. Però questo è il computazionale è abbastanza veloce, quindi per il momento abbiamo scartato questa strada e ci siamo concentrati su una weight function a un solo parametro libero e quindi possiamo chiamarla non convenzionale, quindi non solo dimensione, e la tensione di riferimento, la tensione nominale valutata in essenza di cricca lungo la bisettrice dell'intersezione dei due condotti. Quindi, per quanto riguarda la forma della cricca, l'abbiamo semplificata, abbiamo considerato una cricca rettilinea, di forma triangolare, e il punto di controllo è il punto che sta esattamente sulla bisettrice. E come schema, voglio dire, come modello di calcolo, abbiamo considerato un cilindro forato. Ovviamente, se non fosse chiaro la figura, gli assi dei fori sono. Però possono avere di altro differente. Infatti ecco qua, questo è il modello generico di 1,2 i due diametri di due fori a sezione circolare. A è la distanza del punto di controllo misurato lungo la bisettrice, qui la zona di intersezione. Come weight function non è data proposta una nuova, ma in prima battuta abbiamo preso una weight function presente in letteratura. Abbiamo preso la weight function derivante dalle bombe proposta molte volte da Semivinca, ma di fatto nella forma generalizzata proposta da Salvi e Young, cioè la weight function come somma di tre termini,
in teoria sarebbe anche, avrebbero presi anche di più, cioè dire, sono, sono sommatorie di infiniti termini, ma noi, come fatto da Hertz nel 2009, ci siamo limitati all'analisi dei soli quattro termini. Tra l'altro Hertz ha limitato il suo studio a un rapporto di 1 su 2 pari a 1 e ad, con un angolo di intersezione, mentre noi abbiamo generalizzato sia questo lavoro di rapporto di 1 su 2 che sia l'angolo di incrocio. Dopodiché, sempre seguendo quanto suggerito da Hertz, anche M2 e M3 li abbiamo semplificati, li abbiamo subito pari a M3 e a 3. Di conseguenza l'unico parametro libero da determinare in questa wave function è il parametro M1. E quindi lo stress test di fatto è dato dall'integrale effettuato sopra la crica della tensione nominale valutata in assenza della crica moltiplicata con il valore della wave function. Da questa equazione, se conosciamo M1, un evento all time non ha senso, è una nozione di integrale, ma ha senso analiticamente. Allora, come abbiamo fatto per calcolare gli stress test di fatto? Questa è una tipica deformata e qui abbiamo valutato la tensione principale massima caricando una tensione più forte solo la parte in cui è presente. Poi, con una procedura numerica, abbiamo valutato qui in corrispondenza del punto di controllo lo stress test di fatto, una procedura tipo di ingegneria. In questo modo abbiamo usato delle mesh relativamente di verifica. Se conosciamo lo stress test di fatto dal punto di controllo, adesso qua come detto in precedenza, da queste equazioni integrali ci incattiamo l'unico parametro K1 calcoliamo la volta sola per la segnata geometria e poi ci ricaviamo il valore di M1 valido per qualunque sollecitazione, tipo di sollecitazione, non che sia una sollecitazione. Allora, che geometria abbiamo considerato? Abbiamo considerato il rapporto di 1 su 2 variabili 0,8 e angolo alfa, cioè fra il numero complessivo delle variabili è 45. Per ognuna di queste configurazioni abbiamo considerato una cricca di dimensione variabile da 0,9 a 4 mm, che sono le dimensioni che interessano dal punto di vista ingegneristico. Quando abbiamo a che fare con un punto di pressione di questo tipo, in cui la dimensione del prodotto più piccolo varia dai 4 ai 6 mm. Questa è una tipica mesh, quindi del modello geometrico che abbiamo visto prima, basta eseguire la mesh sul metà modello e imporre sul piano di taglio condizioni di simmetria e infittire la mesh solo in corrispondenza della zona di concentrazione di tensione dove dal resto noi abbiamo messo la cricca all'asse di tipo. Quindi però in geometria sono stati calcolati gli stessi test di fatto, gli stessi test di fatto per l'angolo 45 gradi, per l'angolo 60 e per l'angolo 90 e successivamente risolvendo le equazioni integrali siamo riusciti a calcolare L1, quindi il valore del coefficiente dimensionale in funzione della dimensione della cricca A. Eventualmente questa dimensione potrebbe essere anche dimensionalizzata rispetto agli altri più forti. Questo vale per i 90 gradi, questo vale per il 60. A questo punto, per validare la wave function proposta, abbiamo fatto due tipi di controllo diversi. Il primo tipo di controllo è relativo proprio al calcolo della wave function sulla base della definizione data da Luckner, da Luckner e da Hans. E quindi la wave function vista come derivata del DOM, quindi dello spostamento delle facce della cricca nel momento in cui viene applicata un'impressione sulle facce della cricca stessa. Se quindi calcoliamo gli elementi finiti, l'apertura, la cricca, il numero di stringhe, è possibile valutare la wave function. Per far questo, però, abbiamo dovuto infittire in ordine di grandezza la mesh, perché bisogna conoscere con precisione l'andamento di risposta. Ora, in questo diagramma viene riportata l'infittizione della distanza all'apice della cricca,
l'andamento della wave function, con cui fa continua la wave function che è proposta, e vedete i quadratini rossi, la wave function calcolata dalla sposta. Si nota che nonostante abbiamo fatto uno sforzo per migliorare la mesh di calcolo, il calcolo delle curvate è sempre problematico, quindi voglio dire, cogliamo l'andamento, ma queste oscillazioni qui sono dovute alle problematicità del calcolo delle derivate una volta non ci sono dei vari punti ormai. Il secondo tipo di controllo, abbiamo fatto vedere le impressioni prodotte. Qui abbiamo preso una geometria generica, rapporto di costo di due pari a due, pressione in aria, angolo di incrocio tra le e questo è l'andamento della tensione ortogonale al piano di taglio, valutata da una pila pesatrice, e la differenza tra il press test fatto di modulo 1, calcolato col ferro, oppure con la funzione di ferro. Qui, un altro esempio, i condotti sono interessati da una pressione diversa, questo potrebbe, come è possibile che i condotti siano sollecitati da una pressione diversa, se sono dentro lo stesso. In realtà questo tende a assicurare la presenza di una interferenza, quindi di un calentamento, di un accoppiamento forzato, che potrebbe esserci, in questo caso l'abbiamo messo simmetrico ad entrambe le parti, ma potrebbe essere presente solo da una parte. E quindi i condotti alla fine possono anche essere sollecitati in modo diverso in termini di pressione agente al suo interno. Ecco qua i risultati in questo caso vanno un errore del 5%. Quindi devo subito alle conclusioni, direi che abbiamo proposto una wave function di rapido utilizzo che permette di calcolare con errore del 5% in questa fase. Significativa lo stress test fatto di una clinica sollecitata, uno che nasce in corrispondenza delle prestazioni, una clinica di forma semplificata, di forma che come punto di controllo abbiamo preso il punto di controllo. Come futuro sviluppo direi che la forma della clinica sarà generalizzata, sarà considerata come abbiamo visto in una delle prime slide dove si è circolare e poi verrà preso in considerazione anche altri punti dove andare a valutare che qual è lo stress test fatto e non solo sul punto che sta sulla questione della conversazione.